Cercheremo di portare avanti un progetto che ci siamo prefissati per cercare di portare questa, di raggiungere l'obiettivo, quello praticamente della permanenza in Serie D. Anche se questo girone, come ha detto prima il mister, è molto difficile, ma noi ci proveremo. Il nostro obiettivo principale. Noi siamo arrivati da poco, siamo stati più che altro a concentrarci sulle cose che al di fuori del campo, perché ce ne sono molte. Quindi cercheremo dopo di intervenire anche su questo. L'appello che lancio è quello di praticamente ho conosciuto il sindaco, un ragazzo giovane, quanto me abbiamo la stessa età più o meno, e mi ha fatto molto piacere che lui è uno sportivo di primo livello, quindi entriamo in una città proprio dove il calcio è amato appieno proprio. Quindi ci metteremo tutto il nostro impegno per raggiungere traguardi importanti. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza, fantastica. Come ha correttamente fatto notare, sono arrivato poche ore fa, quindi sto cercando di capire dove sono, di ambientarmi. Però quello che ho visto mi è piaciuto tanto. Oggi primo allenamento di conoscenza, anche se poi in realtà mancano 48 ore a una gara importantissima di campionato. Ho visto ragazzi motivati, ho visto ragazzi con qualità che sicuramente onoreranno l'impegno, si stanno preparando bene, non era facile anche a livello psicologico perché comunque hanno giocato mercoledì e il venerdì hanno trovato un'altra persona a gestirli, quindi a mio modo di vedere bisogna lavorare lì, sulla testa, cercare di lasciarli tranquilli e cercare di fare in modo che loro si preparino bene per l'incontro di Teramo. Sì, mi ha chiesto la salvezza, che era un obiettivo che già conoscevo, possibilmente una salvezza tranquilla e ci impegneremo per far sì che ciò accada. Quando sono stato contattato dal Sora, quando ho accettato sostanzialmente la proposta di venire a lavorare qua, come solitamente si fa, sono andato a cercare delle informazioni perché sapevo che era nel girone F, conoscevo questo campionato perché ho allenato qualche ragazzo che si trova qua o perché qualcuno è venuto a lavorare nel mio girone l'anno scorso e inevitabilmente sono andato anche a guardare tutto quello che ruota attorno al mondo Sora e quello che ho visto, l'ho detto un po' a tutti quelli con i quali sono entrato in relazione in questi giorni, quello che ho visto è fantastico e mi piacerebbe che ciò accadesse tutte le domeniche. So che mi pare di aver intuito che c'è qualche problema, ovviamente dinamiche che non conosco, però è inevitabile che giocare la gara davanti al proprio pubblico, numeroso, caloroso, spettacolare, come quello che ho solamente visto nei video, sarebbe l'ideale. Quindi mi auguro che ciò si risolva a breve e che i ragazzi della curva possano tornare allo stadio e darci una mano perché abbiamo bisogno di loro. Noi di contro cercheremo, come ci è stato chiesto, tutti, ma come logico che sia, e come fa parte anche del mio modo di pensare, tutte le domeniche di onorare la maglia e faremo l'impossibile per riuscire a dare sempre delle soddisfazioni a chi ci segue, chi fa sacrifici per applaudire questa squadra.